Buonasera a tutti. Allora, eccomi qua con i vlog serali perché io non li faccio mai, anzi, non so quanti li ho fatti, però penso che li ho fatti anni fa, i vlog serali. Cioè, io penso che sono l'unica che fa i vlog serali e non giornalieri, cioè che fa i vlog di giorno, di mattina fino alla sera. Io invece faccio di sera, sì, non so perché, perché boh. Voi che fate? Io niente, cioè sto guardando la TV mentre cambiavo i canali, sfogliavo i canali, ho trovato Harry Potter e la Camera dei Segreti. E ora me lo sto guardando, anche se l'ho già visto su Netflix. E io non mi stancherò mai di guardare Harry Potter, tutta la saga, veramente. Cioè, dovrei... Allora, devo ancora finire di vedere, anzi, ho finito di vedere, penso. No, scherzo, no, 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 no. Devo finire di vedere La Camera dei Segreti? No, questa è la Camera dei Segreti, quindi devo vedere il prigioniero di Azkaban, quindi aspettate. Sì, quindi devo finire di vedere Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Scusate come mi sono conciata e poi la faccia è bellissima in questo momento. E poi sembra che mi sono svegliata ora, che sono le 10 di sera. Invece no, non mi sono svegliata ora. Però ho dormito oggi pomeriggio. È la prima volta che dormo di pomeriggio. E comunque ho capito che non devo dormire il pomeriggio. Perché se dormo il pomeriggio non mi sveglio più. Veramente. E poi ho sonno di più. Quindi, cioè, chi dorme di pomeriggio, cioè chi è abituato a dormire pomeriggio va bene, e poi se ha sonno la sera non lo so come farà, perché io ho sonno. Cioè, se io dormo di pomeriggio ho sonno, se invece non dormo non ho sonno di sera, ovviamente. Cioè, oggi è stata un inferno, in che senso? Cioè, non brutto, però diciamo, allora, non ho fatto niente di particolare oggi, però volevo dormire. Allora, è andata così il pomeriggio. Volevo dormire, ma non riuscivo a dormire. Ad un certo punto mia madre mi chiama dicendo: Golevi, che stai facendo? Io gli rispondo: Sto cercando di dormire. E poi, quando sono tornata in camera mia e mi sono messa sul letto, incominciava a farmi male la testa. In quel momento ho detto: No, vi prego, no, no, mal di testa no, non ci voleva proprio mal di testa. Allora, cioè, ho chiuso gli occhi per entrare proprio nel sonno, ma niente, niente. Stavo dicendo, ho chiuso 5 minuti gli occhi per entrare proprio nel sonno. Niente. E sono stata 5 minuti al telefono e poi mi è venuto il sonno. E allora ho chiuso gli occhi e mi sono addormentata. Poi, quando mi sono svegliata, mi è venuto il mal di testa. Ma quelle proprio quelle che sembra che uno ti abbia dato una bastonata in testa. Sì, e sei svenuta. Sembrava quello. Sì, quella sensazione. Infatti non riuscivo ad alzarmi. Cioè, se mi alzavo dal letto mi faceva male la testa. Cioè, ovvio, perché muovo la testa e mi fa male la testa. E allora ho detto a mia madre se mi dava qualche medicina per farmi passare questo mal di testa. Ho mangiato e poi ho preso questa medicina, cioè la tachipirina, penso. Come sfondo, cioè non potete mettere la pubblicità dei salami e prosciutto alle 10 di sera.
No, non potete. Così mi fate. Vabbè, lasciamo perdere, non so che sto dicendo. Vabbè. Comunque, stavo dicendo che mi è venuto questo mal di testa terribilmente. E poi, dopo che ho preso questa tachipirina, questa medicina, dopo 5 minuti o 10 minuti mi faceva di nuovo male la testa. E mia madre ha detto: vabbè, dai, colapi, dopo resisti, perché tanto questa tachipirina che ti ho dato è fortissima e quindi penso che ti passerà subito. Ma non proprio subito, però diciamo di sì. Ho aspettato e mi faceva male ugualmente la testa, ma più forte di prima. Anche prima mi faceva male. Allora, sono stata per alcuni minuti sul letto con due cuscini perché mia madre mi ha detto: se metti due cuscini perché non devo mettere la testa troppo giù sul letto, ma devo mettere più in su, così non mi fa male la testa. Allora ho provato e è andata, diciamo, bene. E poi dopo alcuni minuti mi è passata e sono rinata. Comunque, volevo dire un'altra cosa, che io la prossima settimana, che sarebbe il 21 ed è giovedì, io parto e vado a Venezia, cioè non resto lì. No, allora non potete capire, mentre sto facendo il video, sto guardando pure le pubblicità, volevo quelle banali di carne, prosciutto, salame, cioè così mi fate venire fame. No, non potete però, cavolo, cioè dell'hamburger. No, ragazzi, io me ne vado in camera mia e spengo la TV, ciao. Allora, ragazzi, siccome in camera mia ho la TV e anche qua c'è la pubblicità, quello che stava in salone, cioè c'era la stessa pubblicità che sta in TV in salone, sì. Sto a dormire in piedi veramente. Penso che io andrò a dormire. Comunque sono tornata in salone. Perché è iniziato il secondo tempo di Harry Potter e comunque potrei pure non guardare perché so come va a finire. Perché allora io ho i DVD, ma purtroppo i DVD ce l'ha mio fratello, quindi non posso guardare. Ma siccome la nostra casa è una tecnologia assoluta, possiamo guardare ovunque. Quindi sì. Sì, e comunque ho scoperto che Harry Potter lo mettono oggi che giorno è? Venerdì, ogni venerdì alle, non so a che ora, perché non lo so, non so a che ora trasmettono Harry Potter, che pizza. Comunque, non so che stavo dicendo. Ah sì, ho fame. Ma non posso mangiare alle 10 di sera e poi devo stare a dieta. Anzi, sto a dieta. E sì. Sì, quindi non posso mangiare. Voi direte: ma Golapi, tu sei magra. Magra, ma magra. Ma mi avete visto? Magra, cioè. Allora. Magra in che senso? Perché io, magra, in me, io non vedo niente di magra. Cioè, diciamo, le gambe sono magre, le braccia sono magre, ma la pancia? Ah no, quello sta come un palloncino. Cioè, devo dimagrire. Sì. E poi vedo tutte le mie amiche che vanno al mare, tutte magre, con la pancia piatta, io invece con la pancia come un palloncino che sta a casa. Sì. Veramente, cioè io la mia vacanza inizio dal 1° luglio fino al 13 luglio. La mia vacanza inizia da là a là. Sì, veramente.
Ma prego, Tiana. Ma che stai facendo? Si sta grattando. Eh no, tu devi stare là, non là. Tiana, papà ti ammazza, lo sai? Non qua, ma sei cocciuta, vai là! Ma tu, no, ecco qua, devi stare qua, se no, papà ti uccide. Sì. Brava, stai lì. Ferma. Ah, brava. E non mi guardare con quegli occhi. Ah. Che c'è? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che sta a guardare? Comunque, volevo dirvi un'altra cosa che sto guardando su YouTube e sta girando un video, quei video che le persone mettono i sondaggi su Instagram, sulle storie di Instagram, e le persone decidono che cosa deve fare questa persona. Per esempio, oggi questa persona dice: voglio farmi i capelli lisci o ricci, e le persone che seguono questa persona dicono lisci, e questa persona si fa i capelli lisci. E questa cosa mi piace perché sì, così almeno, perché voglio, cioè, voglio fare un video di questo tipo, non lo so, mi diverto veramente, però è un po' complicato perché da registrare è un po' complicato, perché dovete fare subito questo sondaggio, dovete dire sì o no, sì, la così, capito? Capito? Quindi è un po' complicato da registrare questo video, ma io ci provo. Se riesco, li farò pure altri tipi di questo. Se riesco a fare questo primo video, penso che pubblicherò altri tipi di questo. Altri tipi di video di questo tipo. Sì, se riesco il primo a farlo, a girare. Allora, dovete sapere che io sono una persona proprio con la memoria piena, che non sa cosa deve dire, non si ricorda niente, quindi non so in quale parte del video ho detto che il 21, che sarebbe giovedì, la prossima settimana, parto a Venezia, cioè vado a Venezia perché i miei devono festeggiare i non so cosa di matrimonio, non so di quanti anni, però ci andiamo perché io non sono mai andata a Venezia e ci vado con, ovviamente, con i miei genitori e con mio fratello. Sì, è la prima volta che vedrò Venezia. Sì, cioè, allora vi racconto una cosa che riderete con le lacrime. Allora, l'anno scorso dovevamo andare a Venezia, ma non siamo potuti andare perché mi sono ammalata. Ho avuto la febbre e quindi niente, non ci siamo andati più a Venezia. Allora, questa volta allora hanno rideciso di ricomprare i biglietti per Venezia. E ora sperano che io non mi ammali e non mi venga la febbre, perché non vogliono rimandare questo giorno. Quindi anch'io non vedo l'ora di andare a Venezia, perché dicono che Venezia è la città più bella di Roma, bellissima. E vedremo quanto sarà bella questa Venezia. Cioè, dicono che al posto delle strade c'è il mare, l'acqua, cioè sì. Quindi vedremo quanto sarà bella questa Venezia, come dicono i miei genitori. Bah, vedremo. E se riesco faccio pure dei vlog, perché non stiamo tantissimi giorni, cioè stiamo soltanto un giorno dalla mattina alla sera, quindi non so quello che riuscirò a farvi vedere in un giorno. Quindi boh. Però dei clip li farò, cioè le foto sicuramente sì, ma dei video non lo so, non lo so. Cioè, se li farò mi prenderanno come una pazza, perché
non saranno abituati a guardare, a vedere una ragazza, cioè una persona col telefono che gira per la città, per Venezia, quindi non lo so, cioè sti cavoli, cioè pensino quello che vogliono. Io voglio fare questa cosa, lo faccio con tranquillità, però io mi vergogno davanti a tutti che mi guardano, che mi fissano mentre io registro, faccio dei vlog, quindi cioè già mi vergogno di fare i video a casa, poi sto a casa mia, quindi faccio quello che mi pare, però mi vergogno ugualmente, quindi sono strana, una ragazza strana. Sì. Comunque, in questi giorni guardo un'applicazione dove vedo ogni volta che chi si iscrive al mio canale, vado a vedere e vedo quanti iscritti ho. E poco fa sono andata a guardare e prima avevo 185 iscritti, ora ho 187 iscritti. E sono, cioè, quando ho visto questi iscritti, questi numeri, cioè, non sapevo come gestire le emozioni. Cioè, sono una persona rinata. Grazie, grazie. Vi amo. Non so chi sia iscritto al mio canale, però sono una persona felicissima. Iscrivetevi in tanti al mio canale. Cioè, questa cosa non è che vi sto obbligando a iscrivere al mio canale, ma cioè, iscrivetevi se vi sto simpatica, se vi piacciono i miei video. Sì. Eccetera. E poi non so quando ho fatto un video come ho affrontato i miei esami di terza media. Ho parlato con il cuore come li ho affrontati. Infatti, delle persone mi hanno detto grazie, grazie che mi hai dato questi consigli. Infatti, io ho l'esame mercoledì, penso che l'avrà passati. Gli esami, questa ragazza, questo ragazzo, questa persona, vabbè. Comunque mi ha ringraziato e io sono felicissima che mi scrivete sotto i commenti perché nessuno ha mai scritto un commento sotto un mio video. Quindi sono felicissima, veramente grazie. Vi amo, vi adoro. Siete speciali per me, cioè, sì. Allora, vi dico già buonanotte perché sono le 11. Sì, infatti, ora sono le 11 e vi dice pure il mio cane buonanotte, che già sta a dormire, sta nel mondo dei sogni. Tiana! Vuoi le coccole? Lo so, ma va bene, dai, che cucciola! Che carino! Va bene, basta, ok. E va bene. Buonanotte a tutti e grazie per gli iscritti. Iscrivetevi in tantissimi perché ci tengo tantissimo al mio canale e se mi piace una cosa lo faccio, cioè mi piace registrare i video e quindi lo faccio. E va bene. E buonanotte.